L'utilizzo di fonti rinnovabili è un obiettivo che né l'Italia né l'Abruzzo possono mancare e se da un lato si sta facendo strada una coscienza collettiva che punta all'autosufficienza, soprattutto in seguito alla guerra in Ucraina, dall'altro ci deve stare chi si rimbocca le maniche e fa in maniera concreta passi avanti nella direzione green al centro dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite. L'Abruzzo è la prima regione in Italia che sigla un protocollo con Edison, uno dei player più importanti del mercato dell'energia, che, lo ricordiamo, va nella direzione della decarbonizzazione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili e soprattutto lo fa in maniera sostenibile, verrebbe da dire, cioè a costo zero per l'ente. L'obiettivo comune qual è? È quella di raggiungere la decarbonizzazione in un'ottica sia di sostenibilità ambientale, come ho detto prima, ma soprattutto anche in un'ottica di tutela e di sviluppo del tessuto produttivo della nostra regione, che comunque è in grande affanno, che ha costi energetici superiori ad altre aziende di altre, in Italia le aziende purtroppo hanno un costo energetico superiore ad altre aziende in altre parti d'Europa, quindi aumentare la capacità rinnovabile significa aumentare la competitività delle nostre aziende. Vogliamo aumentare, incrementare la nostra capacità rinnovabile che è di 3 gigawatt e questa capacità rinnovabile, l'aumento e quindi il cercare l'autosufficienza energetica passa anche attraverso questi momenti di formazione culturale e di sensibilizzazione di tutto il tessuto produttivo e dei cittadini abruzzesi. Un nuovo sistema economico, culturale e sociale su scala globale che rispetti il pianeta chiama in causa i numeri. Quanta energia serve all'Abruzzo, come produrla, qual è il range dei costi in cui potersi muovere? E poi ci sono le comunità energetiche dei piccoli comuni che hanno necessità di know-how per poter funzionare. Sicuramente la regione Abruzzo è una di quelle che fino ad oggi ha fatto di più, è quella che è meglio posizionata nel rating delle regioni. C'è ancora tanto da fare, ma sicuramente con la collaborazione della regione Abruzzo, dell'assessorato energia e di tutte le aziende che come la Edison si impegnano sul territorio, sono obiettivi che sono sicuramente raggiungibili.